Nei mesi che sono arrivati dall'inizio della legislatura hanno sempre detto no, 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 non hanno mai votato qualche cosa che gli piacesse perché non vogliono essere mescolati nel gioco, perché il loro gioco, non di Di Battista, ma di chi stabilisce la linea, è proprio che tutto vada peggio che si possa perché poi ci siano le elezioni e dal 25 magari arrivino ancora più su. Lo trova pericoloso? Lo trovo molto pericoloso, lo trovo in un momento così difficile, non Di Battista, ripeto, tiriamolo fuori. In generale, quando si dice la gente non arriva alla fine del mese, bisogna provvedere, i 7 miliardi li paghiamo noi, eccetera, questi siano stati in frigorifero per dei mesi, con gli scontrini del rimborso spese, che, è un po', che va benissimo, ma è un po' poco. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge modifica all'articolo 416 ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Io credo che sia utile votare questa norma così come è uscita dalla Commissione, così come esce dopo il voto degli emendamenti, perché certamente è una norma utile. La mia dichiarazione di voto del gruppo è sicuramente una dichiarazione di voto favorevole e non potrebbe essere altrimenti. Votiamo con convinzione a favore del presente disegno di legge. Io preannuncio il voto del nuovo centrodestra, che sarà un voto di astensione. La mancanza di chiarezza nella norma non spiegabile ci porta a dire ci dobbiamo astenere. Noi per questo voteremo favorevolmente e saluteremo questo giorno come uno dei giorni importanti di questo Parlamento. Grazie. Presidente, colleghi, il Partito Democratico vota sì a questo testo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Presenti 240, votanti 238, favorevoli 168, contrari 4, astenuti 66. Il Senato approva. Sono un burattino e non mi fermo.